Siamo veramente commossi, felici e si direbbe anche orgogliosi della nostra compostezza di avere oggi un maestro che ha voluto fare un piccolo intervento dal nostro balcone pericolante. Sarà stasera in cavallerizza alle 21 con uno spettacolo che poi si dirà meglio, con un invito diciamo così più ufficiale, ma adesso accompagnato dalla rappresentante terribile delle mamme in piazza per la libertà di dissenso, Lorena, abbracciamo tutti, Moni, Avantia! Lo so che non ci credete, lo so, però adesso per il piacere è proprio lui! No, potrò dire in futuro che non ho parlato con qualcuno di Piazza Venezia, potrei poi conoscere, no? Non mangio a balcone, invece. Va bene, grazie per questo invito, io vengo molto volentieri. Con Lorena abbiamo contato da lungo tempo, questa vostra iniziativa è veramente straordinaria e abbiamo molto bisogno di queste occasioni perché ciò che ci si presenta in questo momento non solo in Italia ma sul piano europeo e direi sul piano planetario è davvero estremamente drammatico. C'è una vocazione di una classe dirigente di furfanti, di una classe dirigente rapinosa che vive di un capitalismo selvaggio, aggressivo, colonialista, spietato, di far ritornare indietro il mondo con delle teorie finto nuove come il sovranismo e la peste nera della cultura reazionale del fascismo che riemerge in maniera davvero poderosa e non sappiamo quali saranno gli esiti. Abbiamo avuto anche sedicenti sinistre che hanno svenduto loro stesse per diventare la versione carina dello schifo, come se si potesse fare dello schifo carino. Quindi tocca a noi che abbiamo cuore, che vogliamo, come diceva, scusate la maledetta macchina, noi che vogliamo, come è stato detto da un grande militante proprio che ha lasciato la sua vita nel terra di Palestina, restare umani, noi abbiamo il compito di tenere aperto l'occhio del vegliante, di non mollare, di non farci prendere mai da uno sconforto, mai per nessuna ragione. Bertolt Brecht diceva: chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Quindi noi dobbiamo tenere in alto vivo lo spirito della lotta, dobbiamo ritrovare la strada di una militanza rigorosa e ciascuno per ciò che ha da dare, ognuno di noi può dare qualcosa. Stasera io farò un reading, non è uno spettacolo, con un giovane palestinese, leggerò alternando arabo e italiano le poesie del grande poeta palestinese Mahmoud Darwish. È stato il più grande poeta palestinese ed è stato uno dei più grandi poeti di lingua araba della seconda metà del Novecento, cioè un autentico gigante che mostra la sua poesia come l'identità palestinese, l'identità nazionale palestinese profondissima, sia tale da poter dare voce a poeti di questo straordinario calibro. Allora, la questione, cosiddetta questione palestinese, oggi è una delle questioni in cui si mostra uno degli stati peggiori di quel ritorno di una cultura reazionaria prepotente che cerca di sfondare ogni giorno anche
facendo della negazione della verità una bandiera ideologica. Se avete sentito parlare di post-verità, il caso della Palestina è clamoroso, è clamoroso. Siamo in presenza di un'occupazione colonialista da parte del governo dell'autorità militare israeliana. Non c'è altra parola che colonialismo. Non si può attenuare questa parola, come fanno spesso i governanti israeliani e i loro sodali in Europa e nel mondo, facendo riferimento alla catastrofe subita dal popolo ebraico. Le due cose non c'entrano nulla l'una con l'altra, nulla, meno che nulla. Per questo io invito voi, io essendo ebreo posso dirlo, come si dice, aperti sverdi settore rotondo, ho rotto qualsiasi legame di tipo istituzionale, non con amici che ho naturalmente, con le comunità ebraiche che sono diventate non tutte fortunatamente, ma nella parte maggioritaria, nel mainstream, come si dice oggi, non sono più comunità ebraiche, sono uffici stampa e propaganda del governo israeliano in carica. Quindi io ho detto, non ho nessuna ragione per avere rapporti. E quindi questa è una verità incontrovertibile. La punta di diamante del teatro israeliano, un giovane attore regista, ha proprio dichiarato in una recente intervista, quando gli hanno detto ma il sionismo e il colonialismo, lui che ha vissuto lì, che ha fatto il militare, che ha lì la famiglia, ha risposto semplicemente sì. Quindi non fatevi, lo dico a voi, non fatevi spaventare dalle accuse di antisemitismo. Fottetevene, di qui fatevene entrare, di qui fatevene uscire. Ogni essere umano per bene, ogni persona che vuole restare umana, pieno titolo di criticare nella maniera più dura, senza mezzi termini, il governo israeliano, che è un governo che dopo, soprattutto anche prima, adesso dopo la promulgazione della cosiddetta legge Stato-Nazione, è passato dall'essere di fatto un governo razzista e segregazionista a esserlo de iure, perché quella legge dichiara, è passata a maggioranza non enorme, comunque a maggioranza, a pieno titolo di dichiarare questo, perché la legge dice che i cittadini a pieno titolo dello Stato di Israele sono solo i cittadini ebrei. Ci sono in Israele 1.200.000 cittadini arabi palestinesi che hanno passaporto israeliano. Cosa sono loro? Sono cittadini di serie B, C, D, eccetera. Quindi, se noi parliamo di apartheid, non stiamo dicendo una cosa ideologica per occhio. Riveliamo un dato di fatto che oltretutto il governo Netanyahu ha voluto sanzionare con una precisa legge. Secondo, l'occupazione delle terre palestinesi è una violazione palese della risoluzione dell'ONU 338-242 e quindi noi ancora una volta, se diciamo che a distanza di più di 50 anni di occupazione questo è un atto di colonialismo, perché se i governi di Israele avessero scelto di tenere delle postazioni militari, con, diciamo, con la giustificazione noi ci difendiamo, ma quando tu metti 700.000 coloni che rubano terre non loro, che distruggono terre palestinesi con ogni scusa, che sottopongono il popolo palestinese a un interminabile sequela di violazioni, questi sono fatti da vedere. Naturalmente, per giustificare, perché la struttura,
il sionismo, quello che oggi chiamano il sionismo, che è il sionismo, si fonda solo ed esclusivamente sulla propaganda. Il popolo palestinese non rappresenta allo stato delle cose nessun pericolo per gli israeliani, nessun pericolo. 800.000 detenzioni amministrative senza processo, siamo di fronte a qualcosa, come si può giustificare? Ma c'è un fantastico apparato di propaganda che recita un po' così: se i palestinesi fanno una manifestazione e muoiono, le vittime sono gli israeliani. Questa è la logica. Qualsiasi cosa i palestinesi facciano, gli israeliani sono vittime. Ora, questo è a un livello di ridicolo, se non fosse tragico ci sarebbe da scoppiare a ridere. Israele ha uno degli eserciti più potenti del mondo, sicuramente il più potente del Medio Oriente. È dotato di una serie, si parla di 100-150 testate nucleari. Di cosa stiamo parlando? Ma se tu dici questa cosa, mi ha detto anche a me, ti dico che sei antisemita. Il gioco è questo, giocare sul ricatto del complesso di colpa. Ora, naturalmente io non ho nessun complesso di colpa, non vedo perché dovrei averlo, e però guardo l'Europa che fa letteralmente schifo. A partire dalla Germania, che è la più ricattabile, ma andare anche a tutti gli altri. Ed è una cosa assolutamente intollerabile. Ma c'è di più di questo. Il gioco è talmente sporco e scoperto, perché è una roba da ridere. Solo degli imbecilli possono non capirlo, o delle persone che vanno a fine, oppure delle persone che vivono di cortocircuiti psicopatologici, c'è anche questo. Ma il gioco dell'antisemitismo è una puttanata di una proporzione, perché il migliore sodale amico di Benjamin Netanyahu è Donald Trump. Donald Trump è stato eletto col fattivo contributo della peggior feccia nazista e antisemita d'America. Benjamin Netanyahu è arrivato ad essere questo capolavoro. Si può essere grandi alleati, sostenitori dello Stato di Israele e contemporaneamente antisemiti. È veramente prodigioso. Allora ti viene da dire, ma se questo è possibile, allora il governo di Israele, l'esercito di Israele e quelli che lo sostengono hanno ancora qualcosa di ebraico? Bene, la mia tesi è no. Beh, diciamo no, qualche sfumatura, va. Io sostengo, lo sostengo apertamente, l'ho scritto su manifesto, su altri giornali, che bisogna iniziare un cammino da parte degli ebrei della diaspora a separare il proprio destino identitario, culturale, etico soprattutto, da quegli israeliani che appoggiano il governo e l'esercito israeliano, dicendo scusateci, noi con voi non vogliamo avere niente a che fare. Noi siamo una. Perché non è possibile che io, Monio Vaglia, mi debba sentire dire, magari da qualcuno, ah, perché lui è israeliano, mai stato israeliano, non ho nessun passaporto, non lo voglio avere, io sono convinto, accanito, sostenitore della diasporizzazione del mondo, io credo che noi vivremo in pace solo quando saremo stranieri tra gli stranieri. Non ho nessuna intenzione di essere cittadino di uno Stato nazionalista che per giunta rivendica radici religiose. È la peggior pestilenza che si possa immaginare. Dico anche cose dure a volte, delle quali alcuni amici mi dicono per non esagerare, ma io vi dico una cosa, lo slogan dei nazisti era Ein Volk, Ein Reich, Ein Land, Ein Führer. Cioè una terra, un popolo, uno Stato e un capo, un leader. Allora, non è colpa mia se la gente si mette a fare il nazista e poi si dice, ha detto, guarda che fai come i nazisti, ti dicono che sei antisemita. Ma
Naturalmente io non dico che quello che succede in Israele è quello che è successo in Germania. Non lo dico perché non è così. Qualsiasi cosa tu dici che è falsa, tu distruggi anche la cosa. Non è quello. Però c'è un mindset che si sta formando che è di impianto fascista. E non posso dire altro di Netanyahu che è un razzista e un fascista. Non posso usare altre terminologie. Perché quando qualcuno non riconosce altri esseri umani come i suoi uguali e come titolati di pari dignità, oltretutto Netanyahu, la destra israeliana, ma la sinistra non ha fatto molto meglio, sinistra poi, forse Rabin, con l'eccezione di Rabin, ma non hanno fatto, perché adesso si sta perpetrando l'ultimo crimine, che naturalmente avrà un effetto terribile, ma potrebbe aprire un effetto positivo. Quel villaggio che si chiama, adesso non ce l'ho in memoria perché sono incoglionito con i nomi, stanno per scacciare i palestinesi da un villaggio dove c'è anche la scuola di gomme, è stato la corte suprema israeliana, una corte che non possiamo altro che dire razzista, segregazionista, oppressore, colonialista, permetterà la rimozione di quel villaggio, di questi, per cui verranno insediate altre colonie israeliane e la soluzione due popoli di due stati verrà cancellata, ma gli israeliani faranno propaganda per dire che ancora una volta è colpa dei palestinesi. No, noi no. Se qualcuno casca in questa porcheria, beh, insomma, tre cose può fare: dichiarare di essere una persona priva di qualsiasi principio morale, oppure dichiarare di essere pazzo o non so cosa, perché questo toglierà qualsiasi possibilità, è già finita la soluzione due popoli due stati. Però potrebbe essere interessante perché finalmente darà legittimità a quella che è la vera unica soluzione che lo è sempre stata: lo Stato binazionale. Questa è sempre stata l'unica soluzione. Allora, questo discorso lo faccio per dirvi: non vi fate intimorire, non siate timidi in questa cosa, perché c'è una tale vastità di ragioni che potete stare sereni, ma la ragione più forte è che molti israeliani, minoranza ma coraggiosi, dicono le stesse cose che dico io, anche in maniera più dura di me. Sono israeliani, allora noi dobbiamo chiedere, tu devi dichiarare che i giornalisti, per esempio Guido Levi, Amir Haas, l'ex vicepresidente del Parlamento israeliano Abraham Burg e tutta una serie di israeliani, scrittori, intellettuali, giornalisti, scienziati, sono gli antisemiti, perché se no te lo vai a prendere in quel posto e la pianti. Io sono, non posso farlo da solo, io non ho le forze, ma se avessi le forze, per assumere a livello mondiale un pool di avvocati e fare una causa a quelli che dicono che i critici dell'infame governo israeliano sono antisemiti, chiedendo a livello mondiale 500 miliardi di dollari di indennizzo. Poi ce li spartiamo. Perché non è possibile cambiare delle persone per bene che esprimono solidarietà a un popolo oppresso, sofferente, i cui bambini non vedono il futuro, i cui vecchi sono costretti a una situazione pazzesca, in cui i malati non si possono curare, per difendere questo a essere definiti antisemiti. Allora io, questa è una grande battaglia che dobbiamo fare contro la calunnia di antisemitismo. Dobbiamo rispondere colpo su colpo e non dobbiamo difenderci, ma partire all'attacco. Io l'ho già fatto, dicendo che gli antisemiti sono loro, perché gli ebrei che sono stati sterminati in Europa non erano armati fino ai denti,
non avevano un esercito potente, non avevano il sostegno delle più grandi potenze di allora come oggi Israele, che ha al suo fianco la Germania, gli Stati Uniti d'America, la Russia di Putin, e che è alleato de facto della Giordania e dell'Egitto, di una tirannia, e da poco tempo, ma fattivamente anche dell'Arabia Saudita, e continuano a giocare il ruolo delle vittime. Gli ebrei che furono sterminati, loro erano indifesi, soli, scacciati da ogni parte. Che cosa ha a che vedere Israele con tutto questo? Allora io per questo sono venuto qui, per questo sono partito all'attacco dicendo: voi, per quel tipo di ebreo che era ubito, che era aperto alla cultura progressista, che ha combattuto nelle resistenze, che ha dato un contributo come nessun'altra minoranza di loro, ai partiti socialisti, comunisti, anarchici, per quell'ebreo non avete lasciato un posto in Israele, perché voi siete antisemiti. Allora, vedete, stasera io sono qui per questo, per leggere le poesie sconvolgenti, meravigliose di Mahmoud Darwish. Non sono poesie militanti, non è poesia politica, ma è una poesia che ti fa sentire il cuore di un popolo, il suo alito, la sua anima. E poi per dire che noi tutti dobbiamo aderire e fare aderire il maggior numero di persone possibile al BDS. Boycott is a sanction, perché è un'arma poderosa, pacifica, civile, democratica. È una delle poche cose che possiamo fare in Occidente, perché la classe dirigente qui è di una mediocrità non politica purtroppo, ma antropologica. C'è, lo so che è un po' pesante da dire, ma io ho raramente visto un tale tasso di vigliaccheria. E al punto da rimanere indifferenti anche a molti sopravvissuti alla Shoah o anche figli di sopravvissuti che partecipano al BDS, che partecipano alla Freedom Flotilla, perché sono esseri umani che vedono la sofferenza dei loro simili. Perché quello che quelli che trovano scuse, sì però, ma non vedono, è la sofferenza di esseri umani. Cioè non hanno più quella sensibilità. E allora, quando una società, delle società, arrivano a questo, siamo messi veramente malissimo. Ma io non abbandono la speranza, perché sempre le minoranze hanno cambiato il mondo. Dalle maggioranze c'è poco da aspettarsi. Le maggioranze sono già colpevoli in quanto tali. Ricordiamoci che le rivoluzioni sono partite da pugni di giovani scapestrati. Il più anziano dei cubani era Castro, aveva 31 anni quando erano sulla Sierra. Guevara ne aveva 29. A parte Lenin e la rivoluzione bolscevica, che aveva 47 anni nel 17, gli altri erano tutti meno che trentenni. Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Radek. Sempre minoranze appassionate che non mollano, trasformano il mondo. Allora, tocca a noi non ci è toccato di prendere il Palazzo d'Inverno, di prendere il quartier Moncada, la lunga marcia non ci è toccata, a noi ci è toccato Berlusconi, Renzi. Si vede che abbiamo fatto cose davvero brutte per meritarci questa robetta. Però questa robetta è pericolosa, perché lascia spazio ad altri. Sapete, oggi è di moda dire che si in folklore casapandi fascisti. Peccato che da quel folklore ogni tanto escono le pallottole di senegalese o altri migranti, per cui dobbiamo riprendere in mano il filo,
abbandonare ogni pigrizia e a ritrovarci a fare quello che è il compito di un essere umano degno di questo nome, portare su questa terra l'uguaglianza e la giustizia sociale. Perché senza l'uguaglianza e la giustizia sociale, e lo diceva anche il presidente Pertini, libertà, democrazia sono parole vacue. Si può parlare di libertà solo fra uomini uguali, se no è una truffa, se no è l'arbitrio dei potenti. Allora è ora che ci diamo una mossa. Torniamo a studiare seriamente per capire dove va questo mondo e per assumere un ruolo importante. Il nodo palestinese è uno dei più importanti che esiste in questo momento, perché è la prova provata che l'ingiustizia ci viene spacciata per non so cosa, no? Ah sì, Trump continua a dire che lui vuole fare la pace in Palestina. Trump è veramente perfetto per quello che diceva Tacito. Hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace. Hanno sottrarrà gli Stati Uniti d'America all'UNRWA, l'organizzazione dell'ONU che sostiene i profughi palestinesi, toglieranno milioni, qualche centinaia di milioni di dollari, ma hanno speso fra guerra in Afghanistan e guerra in Iraq 1.715 miliardi di dollari per due guerre inutili, nefaste, che hanno fatto centinaia di migliaia di morti, e se la pigliano con i palestinesi. Questa è la dimostrazione di quale mondo noi stiamo vivendo. Sapete, io ho 72 anni, ma l'unica cosa che mi interessa è dare un contributo, non dico perché questo mondo diventi un paradiso, diventi migliore, ma almeno un po' meno peggio, sì. Però quelli come me, uso una frase di Bersani, mi domando per loro. La carretta la possono spingere, a tirarla ci vuole qualcun altro. Ci vuole un orizzonte di 30-40 anni in avanti, perché il lavoro è lungo e duro. E come dice il grande Pepe Mujica, presidente dell'Uruguay, dice: ci siamo illusi, lui è stato un leader tupamaro, ci siamo illusi che noi cambiavamo tutto il mondo. Questo è un lavoro di generazioni e generazioni. Per cui mettiamoci in marcia, ma è un lavoro lungo, lunghissimo. Se non siamo pronti, è meglio lasciar perdere. Ciao ragazzi.